abbiate la mia, il fatto che non abbia preso la mirante. Non è vero, ti ricordi male? Va bene, mi ricordo male. E neanche la storia dei tre portieri diversi, perché io l'anno scorso avevo tre primi portieri. Sì. E poi fino a tre poi. Quindi, per completare il corollario di questa regola, cosa? Per capirci se piace. Ah, basta dell'anno. Se al 2 gennaio mi la torno a stare. Io Giulio Cavani, bravo. E giochiamo tutto il campionato l'anno scorso. Poi quando si fa il mercato, Casiglia, cioè in questa regola, solo se si rompe. Cosa sta dicendo? Ti sto dicendo, in questa regola del mercato, ho capito cos'è Elez. Se il Milan prende un altro portiere, cioè non si chiama Elez a gennaio, a quel punto io ho diritto di schierare quel portiere. Fino al mercato. Non è successivo, no, a termine di regolamento, io gioco che sia però una sbagliata, assolutamente sì. Ma perché? Perché non è giusto, diciamo che la situazione qual è? Con questa regola, se Milan prende Casillas, io per 4 settimane ho Casillas. Perché se Casillas? Con questa regola, io con la piattina media, se Milan prende Casillas per 4 settimane. Prepararti il culo, ti prendi un culo. Ma dai, cazzo! No, porca puttana! Ma gli ha scorreggiato addosso? Vabbè, però. Al portiere, vabbè, dai, che cosa. No, mi scorreggiato addosso. Allora, no, adesso no, più tardi. Allora, visto che lo stato poi questo. No, io propongo la posizione del terzo. Più tardi. Quando ho bevuto un po' di birra. Quando ho bevuto un po' di birra. Io voto, sono veramente voto per la posizione del terzo portiere. Ma scusatemi, no. Vabbè, per se vuole alla situazione.